L'Italia dei Valori resta in maggioranza al comune dell'Aquila. A pochi giorni dall'uscita dell'ormai ex assessore al bilancio Lelio De Santis, il partito conferma la fiducia al sindaco Cialente, che non ha gradito le affermazioni di De Santis, con il quale, ha affermato il primo cittadino, si è interrotto il rapporto fiduciario. Le deleghe sono state redistribuite, anche se il primo cittadino ha teso la mano al partito e aspetta un nuovo nome da inserire nell'esecutivo. Per De Santis, intanto, nessun passo indietro. Il sindaco può dire quello che vuole, io rispetto del suo ruolo, lui è il capo dell'amministrazione, può dare e revocare le deleghe quando e come crede, però dicendo sempre la verità e dando delle motivazioni. Io sto a quello che lui ha scritto al suo comunicato stampa in cui dice qualche giorno addietro che era venuto meno il rapporto di lealtà e di collaborazione nei suoi confronti da parte del gruppo dell'IDV e dell'assessore. Ne abbiamo preso atto senza fare nessun dramma, riteniamo però che sia sbagliato, ingiustificato, che sia stato un gesto istintivo. Noi stiamo nel centrosinistra, l'IDV a tutti i livelli sta e intende rimanere nel centrosinistra, però con la schiena dritta, dicendo le cose che vanno e anche dicendo quando le cose non vanno. Questo non deve significare una critica o una contestazione. Anche di recente noi abbiamo soltanto chiesto il rilancio dell'attività amministrativa. Abbiamo detto in particolare, insieme ai due consiglieri comunali, che era sballato a un anno e mezzo ancora che ci separa dalla fine del mandato, spendersi e perdere tempo col totosindaco. Se in questa città poi ci sono tante vicende giudiziarie ancora in corso, è chiaro che penso che dobbiamo essere rigorosi in tutti gli atti. E non si spiega, anzi mi sembra veramente paradossale, che il partito, l'Italia dei Valori, che ha nel suo DNA la battaglia per la legalità, per la trasparenza, per la moralità, venga in questo clima tirato fuori dal governo della città.